Dopo 2 anni di stop per via del Covid, le processioni del Venerdì Santo sono state aperte ai fedeli. Ieri, come tradizione vuole, Rete 8 ha mandato in onda alcuni dei riti più toccanti d'Abruzzo. A Chieti è la processione del Cristo morto in 11.000 in centro, con la città che è tornata a commuoversi dinanzi alla statua della Vergine e al Cristo morto e con le note struggenti del Miserere di Saverio Selecchi. Secondo molti si tratta della processione più antica d'Italia ed è stata caratterizzata da un simbolo importante di pace, anche con la presenza, assieme all'arcivescovo Monsignor Bruno Forte, di padre Anatoli, sacerdote ucraino cristiano ortodosso, con una riunione tra i fratelli cristiani dopo lo scisma di secoli fa. La processione, organizzata dall'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, per una parte è uscita dalla cattedrale di San Giustino visto i cantieri e poi si è ricongiunta al corteo e ha percorso le vie cittadine a partire dall'Imbrunire con la suggestione che lo contraddistingue. A Pescara, Monsignor Tommaso Valentinetti ha voluto una processione sobria. Non ci sono stati simboli della passione, poiché di dolore ce n'è già tanto, ma solo le statue del Cristo morto e della Madonna. Anche in questo caso tanta la partecipazione dei fedeli in corteo con gli itinerari di pace che hanno scandito i vari momenti dal Sacro Cuore o Santuario della Misericordia alla Cattedrale di San Cetteo, itinerari di pace a cura di Don Emilio Lonzi. Pure l'Aquila ha ritrovato la sua processione con il corteo e la scorta d'onore dei volontari abruzzesi FIDAS, i poliziotti, i familiari delle vittime del sisma 2009 che hanno portato la Gran Croce. Momenti toccanti che si incrociano in città nel ricordo di chi non c'è più a causa del sisma, della guerra e di una pandemia di cui purtroppo siamo ancora vittime. La processione, la cui tradizione è stata rilanciata nel 1954 da Fra Salvatore Roccioletti con il cardinale Petrocchi, che parla di guerra e pandemia come sfida drammatica, i simulacri a uscire ed entrare dalla porta di San Bernardino. A Sulmona torna lo struscio dei trinitari con la suggestiva processione che ha percorso il centro storico tra tanti presenti. Dal vescovo Fusco un appello alla pace e un abbraccio alle confraternite. Tra gli altri riti della Settimana Santa, la Desolata di Teramo e gli Incappucciati del giovedì a Lanciano. I fedeli si sono riappropriati delle processioni unendosi al dolore di Maria per il Cristo morto, ma anche nella consapevolezza della risurrezione, con la speranza di una Pasqua di rinascita, con l'auspicata fine della pandemia e di una guerra così drammatica che ci tocca da vicino.